Ciao ragazze e ciao ragazze, eccoci qua in un nuovo video. Finalmente, a grandissima richiesta, il video cosa mangio in un giorno. E scusate se sono così un po' sconvolta, ma praticamente un raffreddore, si sente dalla voce, quindi mi lacrimano gli occhi, starnutisco, non sto proprio benissimo. Sono a casa perché è domenica, sono a casa, quindi mi aiuterà anche David in questo video cosa mangio in un giorno. Ho deciso, stando a casa, soltanto io la domenica comunque mi concedo più schifezze, ma oggi non ho tantissima fame perché sono raffreddata, non sto molto bene. Poi comunque venerdì e sabato abbiamo mangiato sushi e via dicendo, quindi è stata insomma una settimana molto impegnativa. Poi pure il weekend abbiamo fatto mille cose, non ho avuto il tempo di vloggare, quindi ho deciso di accontentare tutte le vostre richieste. Oggi che è domenica mi dedico un po' alla casa, faccende domestiche, in più vi registro il video cosa mangio in un giorno, perché so che vi piacciono un sacco questi video. Già l'ho fatto un altro, vi è piaciuto un sacco, mi avete richiesto di rifarlo, quindi l'ho rifatto. Oggi però sarà un video speciale cosa mangio in un giorno, perché sai, autunnale, visto che l'autunno è arrivato e anche il raffreddore, farò vedere qualche ricettina autunnale o comunque delle ricettine semplici, light, sfiziose, niente di impegnativo, difficile da preparare, insomma cosine particolari ma comunque molto semplici da preparare. Quindi scusate se mi vedete con questa capigliatura improponibile, con la tuta, con pochissimo trucco, con gli occhi che lacrimano, sono raffreddata, insomma, visto che io sono molto reale, sono me stessa nei video, vi faccio vedere come sono realmente. Mi raccomando, se vi piace questo tipo di video cosa mangio in un giorno, lasciatemi un like e così subito ne faccio un altro e vi accontento. Scrivetemi sempre nei commenti quali altri video vorreste, se avete mai provato queste ricette, se proverete a farle, datemi consigli su ricette autunnali, così ci scambiamo consigli fra di noi. Se ancora non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi e cliccate anche sulla campanella per non perdere nessun video. Ok, basta annoiarvi, finisco di parlare e vi lascio il video cosa mangio in un giorno. Ciao! Ragazze, per colazione iniziamo, voglio preparare una ricettina molto light, semplice, veloce, vi faccio vedere anche come si fa visto che oggi è domenica, un po' più di tempo per prepararla, comunque è veramente semplicissima. Io magari vi consiglio anche di farla il giorno prima, magari la notte, così sta più tempo in frigo, ancora più buona, magari la mattina appena vi svegliate, se andate di fretta, la trovate pronta. Ok, questa ricetta ci serviranno questi che sono dei biscotti. Potete utilizzare qualsiasi tipo di biscotto integrale, ho scelto questo dell'Alce Nero, che sono dei biscotti biologici integrali con soltanto olio extravergine di oliva, sono questi qui semplicissimi. All'interno contengono farina integrale di frumento, zucchero di canna, olio extravergine di oliva, insomma varie cosine. Ovviamente se volete una cosa ancora, ci sono un sacco di tipi, questi al cacao sono buonissimi. Ovviamente se volete una cosa ancora più light, magari potete mettere le fette biscottate integrali che sono ancora più light. Poi utilizzo yogurt greco, questo è il mio preferito, questo qui zero grassi, bianco, senza lattosio, Zimil. Poi Philadelphia, utilizzo questa, io questa qui Philadelphia yogurt alla greca, perché quella più light. Poi per dolcificare la truvia e poi metterò il pesto. Sto scherzando, questa è la marmellata all'arancia che ha fatto mia mamma in questo barattolo molto casalinga, quindi la metterò come guarnizione finale, adoro. Questa è una marmellata però senza zucchero, infatti è molto aspra, a me piace proprio perché sono amante di sapori aspri più che dolci. Ok, iniziamo. Come contenitore per questi nostri dolci ho utilizzato queste tazze in vetro, così si vede magari lo strato di ogni cosa che metteremo ed è più carino. Prima di tutto voglio fare uno strato di biscotti, questi frolini integrali tritati, proprio come la cheesecake classica. Semplicemente io trito con le mani. Non so, voi magari usate degli strumenti particolari, ma questi sono così friabili che basta praticamente schiacciarli. Mi piace anche comunque tagliati grossolanamente, non mi piacciono proprio su una polverina che magari non si sente l'effetto del biscotto croccante sotto. Mi faccio un bello strato abbondante di biscotti. Ora passiamo alla cremina bianca che c'è nella cheesecake. Ovviamente questa è una versione molto light rivisitata, perché di regola lo strato di biscotti dovrebbe essere messo nel forno e cotto con burro o con olio, ma io voglio fare una cosa light, veloce, ecco. Per fare lo strato di crema che c'è all'interno della cheesecake utilizzerò questo yogurt greco e questa Philadelphia e li unisco aggiungendo un cucchiaino di truvia. Mescolato in modo molto energico, così si crea una crema molto compatta e facilmente spalmabile. Poi per finire la cosa più buona, la marmellata.
Ragazzi, non fateci caso, insomma, alla guarnizione. L'importante è che sia buono, secondo me. Le nostre cheesecake in tazza sono pronte. Scusate la presentazione, però vi dico che il sapore è buonissimo. Sì, non sono molto brava, ecco qui. No, ho fatto peggio, ok. Volevo aggiustare, ma vi assicuro che è buono. Anche se a vederlo non si direbbe. Io ora lo metto un po' in frigo, così si fa più compatta la tortina. Vi dico, se resta un paio d'ore o addirittura tutta la notte è ancora più buono. Buona colazione, io ovviamente accompagnerò la cheesecake con una bella tazzona di tè verde. In pranzo vogliamo preparare la nostra famosa crema alla zucca. Una ricetta direi proprio autunnale. Sì, c'è tutto l'autunnale. C'è anche David. Ho messo zucca e carota. Il mio assistente dov'è? Sì, sto... Sto cercando di mettere in tavola tutti il resto degli ingredienti. Ah, bravissimo. Abbiamo messo due carote e circa 400 grammi di zucca. Abbiamo bollito, ovviamente. Sono bollenti, infatti mi sto congelando. Vi ho fatto vedere prima che... Sì, congelando. Non lo so, aspetta che mi aiuto con un cucchiaino. Comunque vi ho fatto vedere prima che le ho bollite, sia la zucca che le carote, per circa 10 minuti, 15 minuti. E ora frulliamo il tutto. C'è un problema, secondo me questa qui, se non la pigiamo un po', rischia che schizziamo per tutto quanto. E lo zenzero, praticamente ho tolto la buccia semplicemente con un cucchiaino, sfregandolo per non togliere poi l'essenza dello zenzero. Se togliete la buccia col coltello si perde tutta l'essenza, il profumo, ecco, il sapore qua. Dello zenzero passa al taglio. Ok, diciamo che come dimensioni per questo qui saranno un pollice, metà pollice. Facciamo un po' a dischetti, così in modo tale che si amalgama bene con tutta quanta la salsa. Sì. Allora, aggiungiamo ora l'olio. Sale. Quanto ne mettiamo di sale? Un pizzico. Quei grammi, i suoi. Grammi. Pizzico di sale e pepe. Con il nostro magico macinino. Eccolo qua, il macinino. Con tanto di rughe. Pizzico di paprika. L'abbiamo. Potete metterci anche la curcuma o il curry. A me piace la paprika. Questa è paprika forte. Infatti ne metto pochissima. Si parte. Ho schizzato tutto. Tu intanto già ti stai mangiando tutta la crema. Com'è? Aggiustiamo un po'. Con sale e olio? Sì, è molto delicata. Ok, allora ci aggiungiamo un altro po' di sale e olio. Che dici? Un altro po' di zenzero? Stavo pensando a quello. Ok, tanto che facciamo la crema, butto la pasta, utilizzerò questi, sono dei fusilli integrali. Abbiamo aggiunto un altro po' di olio e un altro pezzotto di zenzero. Tocco finale, olio extravergine d'oliva. Guardate qui David, mi prendo il merito, ha fatto David questa composizione. Poteva fare di meglio però. Invito a farlo perché è una ricetta molto semplice ma davvero gustosa. Gustosa. Per finire abbiamo aggiunto 1 chilo di parmigiano grattugiato, come al solito. Io meno, molto meno. Ragazzi, già se l'hai messo la stessa mia quantità e ora se ne sta mettendo altro. Drogato di formaggio. Lo sto facendo vedere soltanto per far vedere l'effetto scenografico della grattugiata di formaggio che Nancy metterà al rallentatore con lo zoom, con bianco e nero, con non tutte le cose. Proprio, e quindi ragazzi. Devo fare, va bene, no? Gratto un po' per farti contento. Grazie. Mo c'è il Bibbia, visto? Comunque come sono, visto che già buone, le hai mangiati? Buone. Buoni? Buonissimo, ve lo consiglio. Buon appetito a tutti di nuovo. Per merenda una merenda molto semplice e veloce da preparare. Tè con i biscotti, insomma, la merenda d'eccellenza. Ho utilizzato questo tè qui, contiene fiori di bisco, cannella, mela, scorze di arancia e chiodi di garofano. Diciamo proprio la tisana d'eccellenza autunnale, perché contiene sia la cannella che chiodi di garofano, la mela, quindi mi piace un sacco. Il sapore è buonissimo, sa di cannella, è molto dolce, non ha bisogno di essere dolcificata. Questi sono i biscotti che ho utilizzato stamattina per colazione per fare la cheesecake light e una bella mela che ci sta. Questa è la nostra merenda.
scusate, io sono un po' raffreddata, cioè il mio raffreddore sta aumentando sempre di più. Ma adesso rimedieremo con... Ma questo è un cavolfiore, quindi? Allora, questo praticamente è un cavolfiore viola che ho comprato a Carrefour. È bellissimo, viola. Un misto tra un cavolfiore normale e un broccolo. Tra me e... Bene, in questo periodo, perché combatte le infezioni, soprattutto se soffrite per esempio di raffreddore e mal di gola, quindi è ottimo per me. Rallenta il processo di invecchiamento. Poi ho letto ho letto prima su internet, ragazzi, mi svelo una cosa. Io l'ho comprato solo perché era viola. E poi c'era scritto anche che è molto light. Io l'ho comprato perché sono viola, è bellissimo. Vabbè, mi piaceva perché era viola. Noi l'abbiamo comprato perché era in tinta con il nostro coltello, ovviamente. Coltello. Vogliamo fare quindi questo cavolo gratinato al forno. Prima bollito, tipo un quarto d'ora, 20 minuti, e poi messo in forno. E dopo 2 ore di filmato su questo cavolo viola, bellissimo, procediamo. Dopo averli bolliti sono diventati di questo colore, cavoli, non so se sia normale. Si sono scoloriti, la prossima volta lavateli con un omino bianco. Sono tipo verdi, blu elettrico, boh. Sta mettendo le cipolle anche, con la sua idea, aggiungere le cipolle. Ci mettiamo l'olio, sale e il pepe. E poi, l'immancabile, chilo di formaggio grattugiato. Parmigiano. Scende il parmigiano su di noi. Sai che mi sembrano i broccoli dei puffi? Hanno spaccato il coltello di goccio che abbiamo preso da Casanova. E poi guardate che ha combinato qui. Tu l'hai fatto quello, hai buttato la pantofola e ha fatto tutto. Ha fatto il macello. Questa è tua, è la prova. Oh mio Dio, sto morendo. No, questo l'ho combinato io, vero ragazzi? Perché il nostro piatto è pronto. Abbiamo cotto il tacchino con limone e rosmarino. Queste poi sono le piadine, cioè veramente una piadina. Io l'ho divisa in 4 parti e la useremo tipo come pane. E questi sono invece il cavolo blu viola. Ho assaggiato sto cavolo, alla fine è molto simile al cavolo normale, al cavolfiore normale bianco. Anzi, è un po' più delicato, devo dire la verità, è più piacevole rispetto al cavolfiore bianco, che ha un sapore molto forte. Il video finisce qui. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like, così ne faccio qualcun altro presto. Ciao! Ciao!